Siamo al penultimo giro d'orologio, sbordo iniano nella prima giornata della 21esima edizione dello Sbordone League. Dopo l'Elite si torna in Major League. Su questo campo ci sono, per l'ultimo appuntamento del girone Major, Trap Lob contro il ritorno degli Ovo Gioia di Capitan Scarpato. Sull'altro campo giocherà Perro Caliente, FC Albaretti, che inizierà con un po' di ritardo rispetto a questo campo qui. E allora abbiamo accumulato una mezz'ora di ritardo. Siamo partiti alle ore 16 questa domenica 2 ottobre, settimana ufficiale all'inizio della 21esima edizione sbordoniana, mentre occhio che inizia a gocciolare di nuovo. Dovevamo iniziare settimana scorsa, poi la super pioggia, la bufera. Intanto Lendano faceva l'allenatore di questa squadra l'ultima edizione, fa l'1-0, mister Ciro Lendano, amoroso. E allora a sbloccare il risultato è mister di questa squadra, Lendano, che da questa edizione gioca. C'è un tiro di Riccio, la parata di Puca e subito l'Ovo Gioia che prova a mettere alle corde la squadra dei Trap Lob, ex Atletico Madrid, retrocessi dalla scorsa Elite, penultimo posto, solo 3 punti conquistati contro il Wimbledon che ne fece 0. Il Wimbledon è rimasto in Elite per essere arrivata più avanti in Europa. L'Atletico invece è stato eliminato al primo turno sia in Europa ai 16esimi sia in Conference agli 8esimi. Occhio a Puca che allunga in corno. Scarpato, parte un pallone, colpo di testa di Cita, parodezza di Puca. Mamma mia, svettato Citarelli, ha fatto una paratona Totonno Puca, mamma mia. Battuta subito, gran controllo di Cardillo e salvataggio sulla linea di Lele Mongelli. Occhio ad Archimio che vince, due rimpalli, piedone in scala. Sull'altro campo abbiamo detto che sta giocando Perro Caliente contro Baretti in Elite, mentre Citarelli sbatte su Puca. De Mena trova Archimio, di prima, sì, in due tocchi per Manzo, finta sinistro, murato, Archimio, scala o Scarpato a difendere la porta. Cardillo trova un gol incredibile, batte Puca col sinistro all'incrocio. Dal nulla. Ma ce l'ha nel bagaglio tecnico sta roba, o l'ha improvvisata oggi? A De Gennaro. Attende un po' troppo, Archimia su di lui, Manzo calcia. Zazà. Va morbido dentro Archimio, miracolo di Fab Scala. Prodezza qua di Fabio, grande parata di Simone, parte un cross, colpo di testa, Scala ancora. Primo tempo con Scala sugli scudi, Ovo Gioia tengono il 2-0. Pronto per la ripresa, batte De Gennaro sul fondo. De Gennaro sale lui a destra, morbida per Citarelli, controllo destro, Eurogol di Citarelli, 3-0 Ovo Gioia, controllo e tiro sull'incrocio opposto. C'è anche un gatto che gli è esultato alle spalle, arriva come una lince. Lendano prova raso, piedone di Totonno Pu. Ancora lui, ancora Manzo, destro che passa sul primo uomo, battuto il corner a uscire, Manzo al limite, fuori di nulla. Passo centralmente, arriva Zazà, ora è un 3 contro 2, Di Simone, Scala col piedone, vediamo lui col sinistro, bomba, Puca, male, De Marco alza. C'è una palla vagante, Totonno Puca che in qualche modo salva su De Marco.
Archimio in porta, Fab Scala, colpo di reni. Palla vede Marco Lunga che anticipa Puca e fa 4-0. Un avvoltoio, Paolo De Marco, davvero bomber, torna anche lui allo sbordone ligure. 4-0 con gioia. Tutti buggati per lui. Bello la squadra era, SP Nello. Archimio, tocca ancora, Zazza sul fondo. Triplice fischio di Alessandro Cernicchiaro, si impone 4-0, dopo gioia al ritorno allo sbordone ligure, la prima in maio, il tetraflop. Zutta, la compagine in maglia bianca. Termina 4-0 per l'Ovo Gioia, Mongelli dopo l'atletico di Trap Love partono un'altra volta dal freno tirato contro un avversario che però gioca molto bene, galvanizzato, entusiasta, dipende in controtempo. Spero che questa sia la freddezza della prima partita, spero che giocando pian piano tutti quanti insieme riusciamo a creare un gioco migliore e andare avanti. Speriamo, bocca al lupo a tutti. E dai, complimenti a Mongelli, lo salutiamo. Amareggiato i giocatori di Trap Love. Loro arrivano da una retrocessione all'Elite l'anno scorso, sicuramente non si aspettavano un risultato così largo a sfavore. E allora Citarelli, Lendano, Scala, protagonisti come tutta la squadra. Tra i migliori in campo, forse il più migliore in campo, Lendano, Citarelli comunque. Secondo me vi metto tutti 8, però vediamo. Scala impressionante. E allora partiamo dal mister, perché poi tu eri un mister, sì. Ti presenti il primo tiro in carriera e fai gol. Fortuna o bravura? Fortuna, vedremo. Fortuna, come fortuna. Vedi i tuoi? Fortuna, è stata una bella partita, un bel esordio. Ci voleva una vittoria per iniziare, insomma. Speriamo di continuare così e testa già alla prossima. Siamo concentrati. La dedica di Citarelli? Sì, io dedico il mio gol a Ilaria. Senza fare te, nome. È per te. No, auguri, io Ilaria. Lo faccio. Caccia romantico. Auguri Ilaria. Fab Scala che torna nel nostro circuito. Lui è una leggenda e non solo. Cliché hit. E io ti dico, tra i migliori in campo, vediamo il voto più alto. Sarà tutti 8.5-9. Una dedica per questa splendida prestazione al gran ritorno. Allo sbordone, ma come vedi sta squadra? E poi tu sei una new entry, come li vedi? Vabbè, ci stiamo amalgamando piano piano e loro sono un bel gruppo, loro sono un bel gruppo, giocano molto di cuore. Dobbiamo pigliare un po' le misure con gli avversari, comunque la prima partita, quindi anche io, diciamo, sto entrando adesso e devo vederli meglio. E allora, complimenti a Fab e all'Ovo Gioia, ci manca solo l'ultimo match, Wimbledon Bragantino, tra pochissimo. Ciao Fab.